Benvenuti a Spritz, il settimanale di Canale 98 che si occupa di notizie, informazione, politica, attualità. Stasera, prima giornata di primavera, vogliamo dedicare questo appuntamento a una figura immensa nell'Olimpo delle persone che hanno fatto grande con la parola, con la loro arte, la poesia, il nostro paese. Parleremo, grazie alla riscoperta di un filmato inedito, un docufilm, la poetessa Alda Merini, una poetessa che aveva dei forti legami con la terra bergamasca, soprattutto con il paese di Calcio. Abbiamo il piacere di avere in diretta con noi da Calcio il vice sindaco del Comune di Calcio, Giuseppe Cigoiani, che è anche assessore alla cultura, e il nostro collaboratore, il caro amico Massimo Piacentini. Grazie dell'intervento, grazie alla possibilità di darci questo documento che noi manderemo in onda e in cui vedremo come la grande poetessa, immensa poetessa, declama le sue poesie. Massimo, presentaci per cortesia una breve scheda di questo personaggio per poi passare la parola al nostro assessore. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Alda Merini è la più grande poetessa italiana del Novecento, se non di sempre. Ha scritto oltre 170 opere, scriveva già all'età di 15 anni, tant'è che la sua prima pubblicazione fu negli anni 50. Nella sua vita ha ottenuto numerosi riconoscimenti fino alla candidatura del Nobel per la letteratura nel 96 e nel 2001. Alda Merini è immensamente conosciuta per essere la poetessa dei Navigli di Milano, perché è nata lì, è cresciuta e ha passato gran parte della sua vita a Milano, dove si è spenta all'età di 78 anni. Tuttavia, pochi sanno che lei ha un forte legame con il territorio bergamasco, in particolare con il paese di Calcio. Perché Calcio? Perché a Calcio c'era il suo primo marito Ettore Carniti, con cui ebbe quattro figlie, era un cittadino calcense, in realtà era nativo di Soncino, poi andò a Calcio, dove poi conobbe Alda Merini. E vissero insieme per 30 anni. Quindi in questo modo Alda Merini riuscì a conoscere il nostro territorio, il territorio di Calcio, ma in generale della Calciana. Una volta morto Ettore Carniti, il quale per malattia, tuttavia Alda Merini si passò sempre a Calcio, non solo per fare visita alla tomba del marito sepolto nel cimitero calcense, ma anche per tenere conferenze, per poter quindi raccontare e leggere i suoi scritti. In tal senso, il video che vedremo mostra appunto Alda Merini tenere una conferenza nell'ex municipio di Calcio, era un evento organizzato dalle scuole medie, e in questo evento Alda Merini non solo si riavvicina al territorio di Calcio e quindi ai suoi conoscenti, ma ci mostra e racconta alcuni aneddoti della sua presenza anche nel territorio di Calcio. Assessore Cigoiani, allora, il 21 marzo del 1999, all'età di 68 anni, la poetessa è presente a Calcio. Ci vuole ricordare quella giornata e come mai è stato fatto questo filmato che poi, grazie alla vostra riscoperta,
Questa sera mandiamo in onda. Buonasera a tutti, vi porto i saluti della nostra amministrazione, in particolare del nostro sindaco Elena Comendulli. Diciamo che ho riscoperto questo filmato grazie a dei ricordi, perché quando mi dissero guarda che Alda Merini venne da noi, a questo punto mi sono detto ma l'ha filmata qualcuno? Allora sono andato un po' alla ricerca, chi l'ha fatto, chi non l'ha fatto. E fortunatamente, grazie al marito di Elena Comendulli, che è stato un insegnante, mi ha detto: guarda che il professor Antonio Moscaritolo ha questa cassetta. E ho subito contattato il professor Antonio Moscaritolo, che mi ha dato subito la sua più grande collaborazione. Mi ha detto: aspetta, perché è una cassetta Super 8, devo vedere di togliere, togliere, fare, finché siamo riusciti a estrapolare questo filmato. Appena ho visto questo filmato, sono stato rapito dal momento, perché io non ero presente quel giorno, ma è come se fossi stato presente rivedendolo. Ho visto persone, lo vedrete dopo nel filmato, che sono stati gli amici veri di Alda Merini, tra cui il suo bancario, colui che gli conservava i soldi, perché sappiamo che Alda era generosissima e negli ultimi periodi tanti ne prendeva e tanti ne spendeva. Quindi questo suo bancario, che abita in territorio bergamasco, che ha sempre ringraziato, Silvano Mariani, era presente, erano presenti i suoi amici e persone che non ci sono anche più. Quindi è stata un'emozione rivedere questo filmato, rivedendo Alda, rivedendo anche degli spettatori, perché durante quel giorno, come vedrete, c'erano sia i ragazzi delle scuole medie che adesso sono diventati genitori che non erano abbastanza interessati. Li vedrete che scorrazzano un po' avanti e indietro. E delle persone, tra cui il sindaco di allora, il professor Nicola Mercandelli, altre autorità, cultori, e quindi è stato sicuramente un bellissimo ricordo per noi rivedere Alda nella sua calcio con i suoi amici in quel momento storico. Rimane ancora qualcosa della poetessa in calcio nella memoria? Sì, rimane ancora tantissimo perché, grazie a lei siamo riusciti a riscoprire tutti i suoi legami. Non voglio vantarmi, però ci è voluta una bella ricerca, perché gli amici, quelli veri, bisogna veramente andare a cercarli col lanternino. Siamo riusciti a, come ripeto, a ricercare il medico di Alda Merini, che è anche segretario dei medici scrittori italiani, che abita a Crema, gli amici. L'attore Massimo Arrigoni, che era l'unico che poteva recitare in sua presenza, l'editore della Pulcino Elefante, Alberto Casiraghi, Arnoldo Mosca Mondadori. Quindi grazie a lei mi si sono aperte tante porte per poter creare questo filo conduttore, perché la storia di Alda cioè è stata abbastanza complessa da ricostruire. Sul nostro territorio abbiamo anche i testimoni oculari che se la ricordano, sia da giovane sposina e da fidanzata, quando veniva a trovare il fidanzato Ettore. Mia mamma in particolare era una vicina di casa di Ettore e si ricorda ancora i momenti quando questa bellissima sposina si incontrava con Ettore, e i momenti invece quando Alda Merini con il suo cappotto, estate inverno, la vedevano sempre con questo cappottone sudata, veniva a trovare il marito. Gli amici non gradivano accompagnarla perché lei ogni 5 minuti si fermava a fumare, quindi il tragitto Milano Calcio poteva durare anche 3-4 ore. Allora la lasciavano. L'accompagnavano sul pullman, noi la vedevamo scendere, e dopo
Perché? Perché a Calcio c'è una stazione ferroviaria, scendeva, prendeva il pullman e faceva questa processione nel nostro viale lungo il Naviglio per andare a trovare il marito e si fermava spesso con gli amici. Quindi, dato che era una persona solare, questo passaggio era un passaggio lungo perché lei si fermava, parlava, non era quelle persone chiuse. E quindi c'era uno spasso vederla perché era una simpaticona. Massimo, hai raccolto qualche altra indiscrezione su questa visita? Puoi aggiungere qualche elemento interessante? Ma io credo che questo filmato sia l'ennesima testimonianza del legame di Alda Merini con il paese di calcio. Un paese che ha tanto da offrire a livello culturale, a livello artistico, e in più da oggi possiamo dire che anche questo legame diretto con la poeta più importante del Novecento, se non di sempre. Cigognani, quali sono le liriche? Si ricorda quante ne aveva recitate durante quella visita del Ma diciamo lontano che 1999, 21 marzo? 21 marzo è spaziata un po' da un brano all'altro, quindi proprio come era il suo modo di essere, non era cattedrale, ne sentirete circa 5 o 6, però tra una lirica e l'altra spiega anche, quindi non è che si sofferma solo per la poesia, ma la sentirete, fa delle considerazioni prima, dopo e durante. Ma nelle sue liriche c'è ancora qualcosa di attuale? La primavera, la sentirete, per lei la primavera era tutto, non era solo la sua nascita, ma la rinascita è qualcosa che deve rinascere ogni anno. Infatti c'è una poesia anche di Pablo Neruda che dicono potranno tagliare tutti i fiori, potranno far tutto, ma la primavera ci sarà sempre. Ed è un po' questo il filo conduttore della vita di Alda Merini, la rinascita. Massimo? Sì, ha detto bene Giuseppe Cigognani, il filo conduttore è la primavera, primavera inteso come stato interiore, il passaggio da un qualcosa ad un ulteriore stato di felicità, una felicità sudata perché è una felicità che nasce da momenti difficili, ma che consente di arrivare a dei punti inarrivabili e per questo è importante capire lo stato interiore di Alda Merini, perché è espressione, è la sua espressione, è capire i suoi testi e soprattutto porre questi elementi di esempio per i suoi ascoltatori. E anche in questo video, se noi notiamo il silenzio della platea, possiamo capire quanto era importante assimilare i suoi contenuti, un qualcosa che serve a noi e Io ringrazio. attraverso il quale poi possiamo andare e mettere in pratica. Grazie alla vostra testimonianza. Ricordo che domani sarebbe l'anniversario, il 93° anniversario di Alda Merini. Sono passati 25 anni dalla visita e da questo filmato, quindi 21 marzo 99. Domani giornata internazionale della poesia. Quindi un doppio onore a una persona che abbiamo detto e ripeteremo, è nell'Olimpo. Ringraziamo momentaneamente, poi torneremo dopo la visione del filmato, docufilm inedito, a parlare di questa grande poetessa. Godiamoci la primavera, una primavera di poesia, di spirito, di rinascita. Grazie all'amministrazione comunale di Calcio, grazie all'assessore e al nostro Massimo Piacentini. Ci vediamo dopo il docufilm. Buona visione.
poi inizia la primavera. Infatti è nata il 21 marzo del 2020. Però io credo, ed è quello che diceva il civile, che il poeta non vada notiziato per quello che vive, ma per quello che scrive. Oggi un signore mi ha chiesto che cosa significa la primavera per me. Io mi sono irritata perché è una domanda, l'ho trovata sciocca. Ma non è sciocca se io penso che quando ero una bambina e facevo le scuole elementari, la nostra insegnante ci faceva conoscere la primavera, ci portava a vedere i mandorli, i fiori, l'erba e le belle della natura. Adesso le stagioni non ci sono più, non si può dire che oggi sia il 21 marzo. Cioè io non sono più riuscita a mettere via i corpi, tirare fuori le cose. Purtroppo diciamo che la scienza, l'avanzamento, le mode, proprio tutto quello che è stato scoperto e che ha turbato la natura e che ha turbato l'uomo, ha fatto sì che la primavera, ora noi la vediamo nel nostro ricordo. Diciamo che la poesia è una grande primavera nel cuore di chi ce l'ha. E bisogna lasciarla fiorire non solo il 21 marzo, ma sempre. Pochi hanno la primavera nel cuore. E alle volte mi chiedono, ma lei è perché ha amato Tito Calzembroni? No. Perché è andato in manicomio? Non è stato quello. Perché ha avuto dei figli? No. E perché uno nasce poeta naturalmente felice della vita. E questo è un grande dono che non si può regalare a nessuno. Ora, è chiaro che perché la poesia diventa drammatica, gli amori diventano drammatici, perché c'è sempre qualche imbecille che mette il bastone tra le ruote, ciò che è talmente semplice come la vita e la poesia. Anche i medici lo fanno spesso, vogliono capire ciò che non è capibile, il mistero della vita, la grazia di nascere. Oggi ho detto per esempio una cosa, che non so se la vita sia contenta o se io abbia turbato la vita, perché in fondo un uomo che nasce è sempre un grosso evento. Non è che nasce il poeta, qualsiasi persona che viene al mondo è un evento storico, è una storia. Alle volte io vengo portata, mi sento portata a parlare del manicomio perché ho visto talmente tante vite, più o meno spente, tutte vite vere, tutte vite esemplari, perché la vita è sempre esemplare, esemplare anche nell'assassino. Cioè, voglio dire che coloro che ha seme della vita in sé ha qualche cosa di cui può sempre far tornare gli altri. C'è una parte di indegnità nell'uomo buono e una parte di indegnità anche nel mio. No, c'è una parte di indegnità nell'uomo buono e c'è una parte di indegnità anche in quello che commette cose brutte. Tolleriamoci un po' vicenda, via. Se questo può essere. In quanto alla mia primavera, alla vostra primavera, ormai ho 68 di anni e li porto anche bene e sono contenta così. Perché li porto bene, alle volte mi dicono come mai, perché sono contenta quando al mattino riesco a vestirmi, alzarmi ed essere autosufficiente. Io sono felice del dono della vita, qualsiasi sia, con qualche rovescio di fortuna, con qualche rovescio d'acqua, non è importante, purché sia vita. In quanto lei che mi guarda, perché io fumo, e non mi frega niente, le dirò che non ho intenzione di smettere di fumare. E perché ampliando questo discorso, io vi potrei dire che comincia dall'inibizione del fumo la condanna al manicomio. Cioè, io non la penso così, io me ne frego. Allora, se questo signore da fastidio il fumo, va un po' più in là. E non vedo la necessità che se uno la pensa così, prenda un elderly, un elderly, io cazzo il manicomio perché la pensa diversa, perché in fondo i ricoveri si basavano su questa cretineria. In fondo se i distinti, quella lì fuma o non lava al momento giusto, non fa quello che fa la società. Così, non timbra il cartellino. Per esempio c'è una figlia che mi dice,
Mamma, tu sei una persona fortunata, non ha mai timbrato il cartellino, cioè non sono mai andata a lavorare. Infatti sono stato 10 anni in manicomio proprio per non timbrarlo, chiamami stupida. Cioè, adesso ho guardato bene timbrare il cartellino, perché se avessi timbrato il cartellino non sarei diventata l'Alda Merini, no no? E mi viene in mente quel bel film, I Vite e 12 lavoratori, che insomma, a un certo punto tutti quelli che timbrano il cartellino sì, però non hanno il modo di coltivare i loro sogni, di andare a pensare e che qual è il principio della poesia, il pensiero, la filosofia del pensiero, il sogno, la fantasia. Ma se uno è sempre lì che dice lavorare, lavora, la poesia non nasce più. Il manicomio si poteva fare, grazie a Dio si poteva pensare all'altro, perché si era, questa è una visione utopistica della vita, è chiaro che il manicomio è una visione irreale, utopica, però al poeta a me è andato bene, perché in fondo lì ho raccolto talmente tanto materiale, io ho lavorato perché naturalmente io ero giovane, non potevo fare con le mani in mano, ma mi è sembrato, io ho lavorato molto e con tenacia sul grande mistero della vita, che cos'è la cattiveria, che cos'è l'ignoranza congenita e soprattutto il voler colpire gli altri, che è una cosa che io non ho mai capito. Io il crimine non l'ho mai capito, il manicomio era crimine. Crimine più di quello che ci metteva che quello che ci teneva, vero professore? Perché quello che ci teneva è quello che tollerava. Ma ancora oggi io mi domando che cos'è la detenzione, come si possa mettere in gabbia una persona che poi ha rivelato di essere l'Alda Merini, ma poteva, e quelli che non si sono rivelati niente perché sono morti, mi chiamano ancora oggi, no? E questo mi addolora molto. Quindi la primavera è molto arrabbiata per questo, perché gli uomini non si uccidono, specialmente dal punto di vista morale. Io sono molto incupita dalla baldanza di questi a prioristiche considerazioni di ciò che è bene o male. L'uomo non lo sa e non si può permettere di giudicare gli altri, perché soprattutto l'Alda Merini allora non era famosa, ma era comunque una donna qualunque, come tante altre donne. E sì, si dirà, ma il manicomio è servito a scrivere. Ma io credo che la poesia nasca in un clima di felicità, non di orrore. L'orrore non fa scrivere. E forse i psichiatri sono stati talmente intelligenti da togliersi in mano le penne, perché chissà che cosa avremmo scritto e detto. Grazie a Dio questo si è fatto dopo, quando tutto è stato perdonato, ma non del tutto però. Perché noi non siamo Gesù Cristo, non siamo dei santi, siamo solo dei poeti, dei cantastorie. E io ho cantato la storia a tutti del manicomio, sono anche un cantastorie, uno che non faceva niente. Se volete, oh mia poesia, salvami, per venire da te scampo le invite braccia del demonio, nel sogno bugiardo agguanta la mia gonna, la sua fiamma, e io vorrei morire per i miei patimenti che mi infliggi. Nulla vale la durata di una vita, ma se mi alzo e divoro con un urlo il mio tempo di respiro, lo faccio solo pensando alla tua sorte, mia dolce, chiara, bella creatura, mia vita e mia morte, mia trionfale, aperta poesia che mi scaglia al profondo perché ti dia le risonanze nuove. E se torno dal chiuso dall'inferno, torno perché tu sei la primavera. Perché dunque rifiuti me il germoglio, casto germoglio della vita tua? Due poesie per Quasimodo. Padre, che fosti a me grande poeta, bene ricordo la tua cetra viva e le tue viti bianche, affusolate, che varcavano il solco del mio seno. E io ricordo tutto, le bufere, i venti aperti e questa confusione che trovava la nostra poesia. Parlavamo in linguaggio di poeti, casto, accorato, senza delusioni, o eravamo delusi di noi stessi, poveri, confinati nello spazio, come astronauti sulla stessa luna. N'avessi amato tu nella penombra, invece che nel caos primordiale delle stelle cadenti, me protratta, m'avessi presa vista nelle spalle con uno strale d'armi vorticoso, invece tu d'amore mai insieme.
indignato, la sua preghiera porta Garibaldi, come avessi la veste rigiazzata gitana, oppure donna mal vestita e vestita d'obbrobrio, o ci voleva così poco per te che un poeta darmi una ghianda d'oro e un soffio puro. Invece a me portesti rigumeni comuni in marzo e fummo due arieti spinti dalla stessa fune. Io ho una poesia molto cara, no? Ecco, che ho dedicato a Vanni perché proprio in questi giorni ho avuto il premio del Presidente della Repubblica, però premiato il 20 aprile, con altre persone di riguardo, e ho chiesto, e anche Vanni Civile, il cultore, ha avuto la sua piccola premiazione. Ho chiesto come mai non ufficialmente e mi hanno detto che vale per poeta. Se però poeta non trova un autore, un editore, quanti poeti sono morti senza speranza, insomma. Io credo che Vanni Civile abbia avuto molto coraggio nel pubblicare il diario, infatti il diario ha girato per tutta l'Italia per oltre 5 anni perché era il tema scottante di questi 10 anni di detenzione finché Vanni l'ha pubblicato. Vabbè, gli abbiamo dato, la provincia ha dato 5 milioni, però era un rischio da correre. Il diario è diventato un bestseller, cioè è diventato un altro diario di Anna Frank, più o meno, soprattutto quando l'ha letto Basaglia, è scattata la chiusura dei manicomi, perché soltanto Landa Meri è riuscita a dire, senza dire, quello che era successo dentro lì. Però il vero diario io non l'ho mai scritto. E credo che non lo scriverò mai, perché grazie all'elettroshock io ho dimenticato il pezzo di quei posti. L'ho proprio dimenticato. E forse grazie a questa dimenticanza posso dire ancora di che la vita è una bella cosa. Però io credo che la follia non fosse quella là, ma questa qui, avere dimenticato l'orrore. In fondo, io credo che la follia sia un modo di resistere a quello che è stato, un mondo che uno si inventa per poter andare avanti. La tragedia della follia, anche il suo bene, è questo. E non riesco a capire perché i psichiatri lo vogliono guarire. Si sta così bene, Mantisa. No?